Su, 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 alzate gli occhi, sono il Magnifico. Sono venuta qui per festeggiare un bellissimo compleanno. È il mio? No, è il compleanno del Magnifico. 10 anni magnificamente passati insieme. Insieme a me, insieme a te, insieme a voi, insieme a tante, tante persone che qui hanno trovato il piacere di passare delle ore bellissime. Ma hanno trovato anche tante cose che li hanno soddisfatti. Come? Non ci credete? Intanto vi presento un po' di amici. Intanto per questo compleanno anche un grande protagonista come Roberto Farnesi. Dal mondo del cinema, dal mondo di Ballando con le Stelle, arriva e approda magnificamente ad Arezzo al Magnifico. Di come Barbara, 21 non so che cosa, comunque sta per B21, siamo a piano terra, siamo al Magnifico e sono curiosa. Scusami, ma questo Facebook che gira, rigira, tu continuamente aggiorni, alla fine ho capito che se voglio avere un po' di moda devo scoprirla anche qui, sbaglio? No, non sbagli, perché il mondo B21 è un mondo molto vasto. Si va dalla ragazzina, alla mamma, alla nonna, addirittura, sì, c'è per tutto. E quindi ci siamo creati un mondo anche fuori, per chi non può venire. Diciamo che noi abbiamo improntato a vestire le nostre ragazze, chiamiamole così, le signorine del B21, sono le nostre ragazze, non in base al loro fisico, ma alla loro personalità. Facciamo una prova con Barbara, proviamo, non mi conosce, ci siamo viste adesso. Uno delle cose che tu mi faresti subito indossare? Ah, ti farei subito indossare con il look che hai, un blazer, un doppio petto, che è, sì, perché è il pezzo cult di tutte le collezioni primaverili, di tutte. E è ovviamente rivisto e riproposto in un'altra maniera, più sprint ovviamente, impreziosito dai dettagli che sono diversi dal classico blazer double, come viene chiamato adesso, però fa sempre la sua figura, con il jeans sportivo, con la gonna, è per tutte le occasioni della giornata. Anche naturalmente con una camicetta leggermente più romantica, ma con una donna sprint, come vedete, che Barbara. Parliamo di arredo e design, quindi la nostra casa Lorenzo del futuro come deve essere? Deve essere il più personalizzata possibile. Bisogna fare in modo che nel momento in cui entriamo nel nostro ambiente, nella nostra casa, dopo una giornata di lavoro e di stress, il tutto ci faccia rilassare, faccia stare bene con la nostra famiglia o per i single da soli. L'importante è arredare con gusto, tutto personalizzato, anche seguendo le nuove tendenze, oppure cercando il modo di arredare ogni angolino in maniera completamente diversa, come abbiamo all'interno del nostro negozio, che ci sono i vari settori, sia colorati che un pochino più minimali, che diciamo un pochino più brillantosi, un qualcosa che venga dal nostro cuore, che sia un gusto personale. La cosa principale è quella. Allora sei arrivato qui al Magnifico perché è anche un gioco, cioè in pratica è un intrattenimento, è dove la gente può parcheggiare tranquillamente, è per questa la scelta? La scelta del Magnifico è proprio questa, perché innanzitutto secondo me il futuro commerciale è all'interno dei centri commerciali. L'immagine diventa sempre più importante per ognuno di noi, allora il Tempio del Sole qui al Magnifico può anche fare questo, può aiutarci, al maschile o al femminile, perché chi è che viene a curare la propria immagine? Diciamo che oggi anche gli uomini ci tengono parecchio alla cura del corpo e fanno comunque qualsiasi cosa, perché va dai trattamenti come una semplice pulizia del viso a un massaggio e addirittura fanno anche la depilazione. Tutto questo. Senti, vedo che hai in mano tra l'altro una lampada di quelle che servono proprio per i massaggi, quindi ci sono naturalmente delle specificità che voi fate. Sì, allora il nostro punto di forza comunque è anche il lato benessere, perché noi facciamo vari tipi di massaggi, tra questi diciamo che facciamo massaggi curativi che possono essere comunque dei massaggi che vanno a lavorare contro inestetismi come una cellulite oppure un rilassamento cutaneo o addirittura una
semplice ritenzione idrica. E poi, infatti ho in mano questa candela, ci sono i massaggi antistress che praticamente vanno a sfruttare delle tecniche orientali che sono olioterapiche. Infatti questa candela contiene olio d'argan che praticamente si scioglie e quindi si trasforma in quest'olio caldo e noi mettiamo nel cliente. Senti, spesso volte curare la propria immagine ha anche un costo, ma ci sono dei pacchetti speciali? Sì, certamente noi diciamo che durante l'anno facciamo sempre delle promozioni per rendere accessibili a tutti i nostri trattamenti. Poi abbiamo sempre dei nostri pacchetti, che facciamo questi pacchetti in base al tipo di massaggio che uno fa, e abbiamo anche delle promozioni sui solarium, quindi facciamo degli abbonamenti che non hanno scadenza per i solarium. Maurizio, un'opera è anche la nostra testa. Diciamo che la prima cosa da fare, la prima cosa che deve fare il parrucchiere è comunque sempre guardare il volto delle persone e cercare di abbinare sia il taglio, l'acconciatura, comunque in base alla persona. Prima di tutto si guarda il volto, come dicevo, e poi un'altra cosa importante, bisogna guardare anche la personalità della persona, perché non è soltanto una questione ottica, ma è anche come sentirsi con un taglio o con una acconciatura particolare. Insomma, è importantissimo la personalità comunque. Un'estate, quella del 2014, che sarà come per le donne e per gli uomini? Allora, per quanto riguarda la donna, comunque stanno tornando molto dei tagli corti, e stanno tornando di moda molto le frange, e poi naturalmente andiamo poi con i vari chatouche o delle ombre che si vanno a creare all'interno della testa, che servono comunque per dare più personalità poi al taglio che andiamo a creare. Diciamo che per la prossima estate stanno andando molto dei doppi tagli a livello appunto di uomo, con delle sfumature molto accentuate lateralmente e nello stesso tempo però non degli stacchi netti, ma il doppio taglio si sta piano piano attenuando. E i colori? La qualità è fondamentale, quindi diffidate, diciamo, dai prezzi purtroppo troppo bassi, perché comunque in questo settore per poter rientrare con i costi naturalmente il prodotto buono ha un certo prezzo, però è meglio magari andare a fare un colore una settimana più tardi, resistere, però cercare sempre una buona qualità. Noi in questo siamo abbastanza fortunati, perché comunque ci appoggiamo ad una linea che è la Chemon, che è un'azienda italiana, tra l'altro è un'azienda che non è molto lontano da noi, è vicinissima, e quindi, esatto, in Valtiberina, e quindi comunque c'è sempre un Made in Italy importante nei nostri prodotti comunque. Tucano Urbano, e naturalmente qui abbiamo tutto quello che ci può servire, soprattutto anche per i primi giorni della primavera. Per questa primavera abbiamo soltanto Tucano o anche altri brand? No, ci sono indubbiamente altri brand che sono carte d'identità per quanto riguarda l'uomo, mentre Cavalletti per quanto riguarda la donna. Sono dei brand che abbiamo deciso di affiancare alla linea Tucano, in quanto comunque rispecchiano un po' la nostra ideologia del negozio, il rapporto qualità-prezzo, perché sicuramente sia la Tucano Urbano che le altre due marche all'interno del negozio sono tutti made in Italy e economici, che comunque possiamo dire che nel momento che stiamo attraversando è importante, e poi rispecchiano comunque anche un pubblico giovanile, quindi sono dinamico, fashion. Senti, io potrei scegliere di venire qui al Magnifico, posso scegliere anche di andare naturalmente nel centro storico, perché voi avete due negozi. Magnifico lo preferisco per un motivo, perché intanto parcheggio tranquillamente, parcheggio, e non ho problemi. Qual è la differenza? Beh, sicuramente, come hai detto te, il parcheggio, poi l'orario. L'orario è importante, perché qui è orario continuato dalle 2 alle 11, quindi se uno lavora o comunque anche la sera vuoi fare una passeggiata, qua sei all'interno del centro, trovi sia attività di ristorazione, quindi attività per i bambini, vengono promossi spettacoli qua, ospiti eccetera. Magari il centro, ecco, attualmente secondo me è un po' in crisi anche il fatto proprio della parte del centro storico. Aggiungo io una cosa, soltanto per chiudere, insieme a Zia Benedetta, quindi ti saluto, ricordatevi, qui dopo le 9 si vive comunque, esatto. Nel centro dopo le 9 non si vive, e allora dove si viene? Magnificamente al Magnifico. L'argomento che voglio affrontare con Stefano è l'informatica e la telefonia. Cosa ci dobbiamo aspettare, Stefano? Ci saranno sempre più servizi sulle applicazioni mobili dei cellulari,
come ad esempio l'NFC, che è, oppure anche solamente guardare il navigatore satellitare che si può mettere in un cellulare, un'applicazione per cellulare, oppure anche i stessi social network che ci offrono la possibilità di appunto essere visitati da cellulari, che è una cosa molto interessante. Mi sto preoccupando, stando naturalmente la mia età non più giovanissima, il che vuol dire che avrò sempre più bisogno di te, Stefano. E tu che servizi mi dai? Senti, il punto vendita si occupa soprattutto del settore della telefonia e dei servizi di telefonia fissa, mobile, Wind e TIM. Ci occupiamo soprattutto di consigliare al cliente non solo l'offerta più adeguata, ma anche il dispositivo, che sia smartphone, tablet o PC. Chiaramente il nostro punto di forza e la nostra, diciamo, il nostro valore aggiunto è l'assistenza tecnica e il laboratorio, che appunto ci permette di aiutare il cliente a 360 gradi. Sei fritto non nel senso come usiamo noi dirlo, ma sei fritto perché tutto quello che può essere fritto qui si può gustare. Ma che cosa posso gustare, Sara? Allora, innanzitutto noi facciamo dei fritti che non sono puramente fritti, nel senso che vengono fritti in un forno, quindi hanno meno grassi, meno calorie, fanno meno male, e quella è una parte del nostro cibo. Poi abbiamo il kebab, che va tantissimo, è il nostro punto di forza ormai da anni. Poi inoltre abbiamo tutti gli hot dog, piadine e hamburger, quindi abbiamo un po' di americano, italiano e anche arabo, un mix, diciamo. Però che vediamo che pian pianino ha avuto sempre più successo e speriamo che ne abbia sempre di più, visto che il momento non è proprio, diciamo, più florido possibile, anzi delle due c'è molto da stringere i denti e da lavorare sodo. Inoltre abbiamo tutte le cose più semplici che possiamo trovare nel nostro cibo aretino, quindi ciacce fritte, pettole, fiocchi, castagnole, ora che siamo nel periodo di carnevale. E in più abbiamo dei dolci, il reparto dolci, con le crepe dalla Francia, waffle che vengono dal Belgio, pancake americani, quindi abbiamo il più vasto, cerchiamo di prendere un po' di tutto per dare il massimo alla nostra clientela. Mi sembra che a questo punto c'è una clientela anche variegata, stando molto proprio variegata al tipo di cibo. Sì, infatti il bello è questo, insomma, il mio divertimento è proprio questo, nel vedere sia i ragazzi più giovani, più piccoli, i bambini, i ragazzini che rimangono affascinati dal locale, perché il fumetto parla da sé, insomma, attira persone, ma nonostante tutto anche dalla bontà della nostra carne, del kebab, che ha preso soprattutto anche delle persone più grandi, e quindi è sempre bello, insomma, avere una clientela più vasta e servire il più di tutti, perché ti danno tantissimo, è bellissimo, quindi è... Sì, la clientela è veramente vasta. Con Paolo oggi vogliamo parlare di profumi. Beh, se non fossi qui naturalmente dove potrei essere, visto che si parla di profumi idea? Senti Paolo, stiamo andando verso la primavera estate. Le fragranze di quest'anno come saranno? Ma ovviamente quando ci avviciniamo alla primavera estate, le fragranze che vanno per la maggiore, che vengono maggiormente richieste, sono sicuramente quelle fresche. La categoria fresca è una categoria molto ampia, comprende profumi freschi agrumati, che forse è quella che va per la maggiore, freschi anche legnosi, speziati, che è un po', diciamo, l'ultima tendenza ormai da qualche anno a questa parte. Anche se devo dire che comunque si riesce a vendere bene anche profumi prettamente più dolci, che nell'immaginario collettivo magari sono sempre profumi un pochettino più invernali, insomma. Il nome darebbe l'idea soltanto di profumo, però visto che io frequento il tuo negozio, mi sono accorta anche che ci sono altri tipi di servizi che voi fate. Sì, Profumidea Profumerie si è da sempre contraddistinta come una profumeria che esce ad offrire un servizio a 360 gradi. Abbiamo prodotti delle più importanti case cosmetiche selettive, ma prodotti anche più di, chiamiamoli, di largo consumo. Per quanto riguarda i servizi che riusciamo a dare, riusciamo ad offrire innanzitutto una vastissima categoria di alcolica, di profumi, ma riusciamo ad organizzare anche con appunto i nostri partner commerciali anche prove trucco gratuite, riusciamo ad organizzare anche mini trattamenti estetici, insomma siamo molto attenti al benessere oltre che estetico delle persone anche a quello psicologico. Mi viene in mente una cosa, voi sono 8 anni che siete qui, oggi il Magnifico festeggia i suoi 10 anni, però c'è anche un fatto, io lavoro, è un piacere a volte arrivare anche sul tardi qui, quindi vuol dire che c'è anche una bella disponibilità da parte vostra in un centro commerciale che ha parcheggio, orari ampi e poi anche un po' di intrattenimento.
Sì, è sempre stato stranamente un nostro punto di forza. Quando magari la giornata volge al termine, la giornata lavorativa, noi siamo ormai diventati una sicurezza per tutta la zona, perché sanno che comunque possono contare su di noi fino ad un orario abbastanza tardo e di conseguenza sanno che su di noi possono sempre contare. Effettivamente abbiamo questo piccolo grande vantaggio che ci ha consentito negli anni comunque di fidelizzare un sacco di clienti, insomma, quindi una cosa decisamente positiva. Piaciuto il nostro compleanno? Quello del Magnifico? Avete festeggiato 10 anni? Beh, da domani si comincia. 10 anni un giorno, 10 anni due giorni, 100 anni per il Magnifico. Sono veramente tanti, ma saranno tante le candeline che ogni anno spengeremo insieme. E sarà sempre un piacere incontrarsi proprio qui al Magnifico. A proposito, vi sono piaciuti i nostri amici? Sono anche vostri. E allora ci rincontreremo direttamente qui ad Arezzo per stare magnificamente bene.